E bella ragazzi, siamo in Pirlas V e ci troviamo qui a Milano per un video molto speciale, Gnabry, in collaborazione con PlayStation, la console ufficiale della UEFA Champions League. Non saremo però soli quest'oggi, Gabri, perché là dentro al PlayStation One c'è un ospite molto speciale, Rafael Leao, ragazzi. Insieme a lui tra poco sorprenderemo qui fuori appunto dei fan, però ogni cosa a suo tempo, ragazzi. Però direi Pier che è giunto il momento quindi di entrare nel PlayStation One e di conoscere Rafa Leao. E allora andiamo, apri tu. Wow ragazzi, sta per succedere. Ciao Rafa. Ciao, piacere. Assolutamente. È un grande piacere conoscerti. Ciao, come stai? Piacere. Là dietro abbiamo un trofeo che te hai già vinto. Lo conosci, eh? Sì, player of the match. Raccontaci un po' in che partita l'hai vinto, ma soprattutto come hai fatto. Partito contro Tottenham a casa mia, San Siro. È andato molto bene, abbiamo vinto. Io ho fatto una bella partita. Allora, adesso Rafa, vogliamo vedere il tuo sorriso, quello che fai quando fai gol. Ecco questo qua. No, spesso ti capita di sorridere dopo un gol, ok? È una cosa che hai sempre fatto, sempre stata tua questa cosa. No, è da piccolo, da bambino, quando entro in campo mi esce questa faccia qua, perché è quello che mi piace fare, è la cosa più bella. Mi ricorda molto Ronaldinho, non so se hai preso. Sì. Sono molto contento di essere qua. Allora, cosa faremo quest'oggi? Stanno per arrivare 8 fan qui fuori, ok? Che si scontreranno in una grande sfida di calcio, ok? Noi dovremo giudicare appunto questa competizione tra di loro. Okay. Il vincitore di questa sfida si dovrà sedere qui alla tua destra e vi sfiderete a Gran Turismo. Quindi Rafa, sei pronto per questa sfida? Sì. E allora possiamo andare. Ecco, ci hanno bussato. Sei pronti per la sorpresa? Ciao ragazzi. Sono qui Rafa Leao. Come? In persona. Bene, ciao. Bene. Ciao. Ciao, piacere. Ciao. Ciao. Come? Bene. Ciao. Ciao. Lo conoscete o ve lo devo presentare? Mi sembra che lo conosciate. Bene, allora ragazzi, andiamo in campo per questa sfida. Andiamo. È ora della prima sfida, Rafa. Come vedi là ci sono 7 partecipanti molto carichi e molto anche in ansia, perché questa è una sfida importante. La prima sfida consisterà in una gara di precisione. Praticamente avranno un tiro a testa e dovranno cercare di prendere gli angolini. Se prendono uno dei due angolini bassi ricevono un punto, se nel tiro prendono uno dei due angolini alti ricevono 3 punti. Però se guardi là in mezzo ci sono anche dei buchi centrali. Se riescono a centrare quei buchi che stanno in mezzo sono 5 punti. Alla fine di questa sfida i 4 di loro che totalizzeranno più punti si qualificheranno al turno successivo, al turno finale, per vedere chi ti affronterà appunto a Gran Turismo 7. Ti chiedo solo una cosa, Rafa, di decidere gli accoppiamenti. Allora, le ragazze sono già abbinate, nel senso che si affronteranno tutte contro tutte. Dovrei decidere gli accoppiamenti invece per i ragazzi. Io vedo l'oggi. Come ti chiami? Ok, Tommaso contro... Come ti chiami? Lorenzo. Tommaso contro Lorenzo. Ok. E allora Cadi. Samuel contro Cadi. Speriamo che non cadi, però non farti male, mi raccomando. E allora andiamo dentro con questa prima sfida. Andiamo. Rafa, da che abbinamento partiamo? Dalle ragazze o dagli uomini? Decidi tu. Ragazze. Prima le donne, insomma. Prima le donne. Prima le signore. Attenzione, vediamo, primo tiro. Oh! 0 punti, ma ti mancano ancora 4 tiri. Senza pressione, dai. Pensa come farebbe Rafa, dove la tirerebbe lui. Te l'ho detto, Lì. Dovete ragionare come Rafa. Hai un ottimo fisco, potresti fare l'arbitro. Hai visto? Devi rifarsi dal tiro di prima. Tranquilla, ce la fai. Attenzione. Sei a 5 punti, ricordiamo. Gianni replica. 0. Ancora 0 punti, non permetterti ansia. Dai. Non conosco la pressione. Sei punti. Pressione ragazzi. Però è già 6, quindi secondo me si salva. Non ci credo. 0 punti. Rachele sta a 0 punti, Francesca invece sta prima con 6 punti e Alessandra ha solo un punto. Passano le prime due, eh? Adesso c'è l'ultimo tiro per le ragazze, l'ultimo tiro è speciale perché tu dovrai decidere dove dovranno tirare. Praticamente c'hai il joystick in mano, dovrai cliccare sulla freccia, ok? Attenzione, in alto a sinistra.
lascia andare. Complimenti comunque a Rachele, che salutiamo perché ci lascia per questa sfida. E in finale ci vanno le altre due. Ma adesso è il turno dei ragazzi. Da quale coppia cominciamo? Okay. Tommaso, ho già visto già che era un po' carico. Ok, e allora tocca a Tommaso. Samuel lo lasciamo per ultimo. 5 tiri a testa, ragazzi. Dovete fare più punti possibili. Decidete voi la vostra strategia. Ma ricordate che nella vita bisogna sempre puntare in alto. Ah, niente. Wow. 3 punti, hai colto qua. Questo è bello. Bello. Vale un punto. È uno. Vediamo se riproverà l'incrocio come prima. Sto superando quasi la qualità dei gol di Rafa. Vai, no! Ecco. Che piede! 6-1. Tommaso. Ah, centrale. 6-1. Occhio. È la sua giornata, ragazzi. Sì, 11-1 e sono i 3 tiri. Pazzesco. È la sua giornata. E allora ultimo tiro, come la tireresti? Ok, in alto a sinistra. Ce l'ha. Lorenzo passa alla fase finale, signori. E adesso c'è l'ultimo incontro. C'è quel ragazzo con le treccine che un po' ti assomiglia, vediamo se anche la qualità tecnica. Non deve lasciare male, occhio. Attenzione, segretamente tifa per te, mi sa, Pressione. Non ti devo deludere. C'è Samuel, vediamo dove la tira. Fammi vedere qualcosa, vai. Vediamo cosa ti fa vedere. Eccolo! È proprio del cerchio rosso! È tinta con i capelli. Bravo. Mamma mia! Peccato! 0 punti! La zona come Rafa, Samuel! Ha provato la giocata. 3 punti, forte e deciso. Bella risposta. La sfida si fa accesa qua. Vediamo Samuel dove mirerà. Ecco! Guarda, 8-3. Attenzione, eccolo, alta! La pressione si fa sentire, signori. Non c'è riuscito, allora Cadi può riaprirla. Usalo bene, bro. Niente da fare. Allora, ultimo punto, Rafa. Quest'ultimo tiro che sceglierà Rafa vale 5. Alto destra. Ok. In alto a destra, Sam. Alto destra. Vediamo. Se la fai, hai vinto. No, niente da fare. E allora cadi all'ultima possibilità per pareggiare. Alto a sinistra. In alto a sinistra, cadi. Attenzione. Come hai fatto? E quindi vince Oxamo, il tuo pupillo, attenzione! Sosia, possiamo dire. Bravo, guarda. No, sai, ma lui ha vinto 2 palloni d'oro su YouTube, molto forte. Salutiamo appunto i 4 ragazzi che ci lasciano, complimenti comunque, perché l'importante è mettersi in gioco. Ma adesso tocca alla fase finale con i primi 4 partecipanti che andranno a scontrarsi. Andiamo! Siamo giunti alla sfida finale, la seconda sfida di questo video, per vedere chi sarà il vincitore che andrà a giocare contro di te a Gran Turismo 7. Sarà una sfida tutti contro tutti, ognuno dei giocatori si è già scelto una porta e dovrà difenderla come fosse la propria vita. Avranno 3 vite a testa, se subiranno gol gli si toglierà una vita. Quando un giocatore esaurisce le vite deve uscire dal gioco finché non rimane un solo giocatore, che sarà appunto il vincitore. E ci sarà anche una regola bonus: dovrai giudicare il più bravo nelle skill. Chi farà più skill vincerà una palla della UEFA Champions League firmata da te, va bene? Yes. Puoi firmarla in questo momento. Abbiamo introdotto questa sfida perché tutti sappiamo quanto sei bravo nei dribbling, nelle skill, per cui non possiamo avere giudice migliore di te. Giocatori carichi e pronti, 3 vite a testa, ma soprattutto 5 minuti totali. E allora Rafa, quando vuoi, lancia il pallone al centro. Siamo! Si comincia! Attenzione, si parte subito così. E allora attenzione, Francesca che tira fuori. Va bene, riparte Lorenzo. E Samuel che perde la prima vita. E Samuel a 2. Deve reagire. Samuel è quello che ha meno vite di tutti. Vediamo quale sarà la sua risposta. Bella skill intanto, Si riprova, palla fuori, palla ancora per te, Samuel. Grazie, ragazzi. Parte Samuel, attenzione. Lorenzo e Alessandra sono ancora a 3. E questo è il karma, ragazzi. Samuel rischia grosso, se becca un altro gol sarà eliminato. Vediamo se si vendica su Francesca. No! Si può ripartire, vediamo chi prenderà il pallone.
Renzo con la palla, attenzione. Prova a passare. Eliminato. Eliminato. Favorito. Salutiamo. Peccato. Volevo tanto vincere. La prossima volta. Andare così. Vabbè, bravo comunque Samuel. Puoi lanciare il pallone in mezzo. Vediamo chi sarà il vincitore. Va, attenzione con la Francesca. Oh! Che gol! E Lorenzo subisce il primo gol. Andiamo a vedere delle giocate degne da UEFA Champions League. Bellissimo. Bravo! Palla ancora in gioco però, mamma mia. Sembra una partita alla PlayStation, ragazzi. Sì. Prova a vendicarsi, perde l'attimo. Vai. Sta diventando un portiere da quanti palloni sta rinviando. Attenzione. Francesca, tu ricordati di giudicare chi è più skillato, però occhio a questa ragazza. Francesca, una sola vita. Attenzione anche Alessandra. Allora Alessandra 2, Lorenzo 2, Francesca 1. Tua. Ma vantaggio, bruttissimo errore, lascia la porta scoperta. Allora sta vincendo Lorenzo. 30 secondi rimanenti. Attenzione, si prova, ma Lorenzo salva tutto. Attenzione, buona, prova a ripartire. Buona. Vediamo se ne approfitta con attenzione! Tutti a una vita! Tutti a una vita! Lavoroso quello che sta succedendo! Ripartiamo tutti a una vita! Chi subisce gol è fuori! Chi subisce gol è fuori dal portatore! No! Cosa ha sbagliato, porta vuota! Non ci credo! Mamma mia! Tempo scaduto, state tutti a una vita. A questo punto il primo di voi che segna una rete vince questa sfida. Fate qualche skill, ragazzi! Vi ricordo che c'è anche la sfida delle skill. Buona. Okay, allora Lorenzo potrebbe approfittarne. Francesco. Vince Lorenzo che la chiude qui. E allora ecco il nostro vincitore di questa competizione. Bravo Lorenzo, bravo. Complimenti. Hai deciso chi è il più skillato? Chi è stato il migliore nelle skill? Francesca, dai. E allora Francesca, vieni qua a ritirare il pallone da Rafa Leao. Te l'aspettavi? No. Assolutamente no. Assolutamente. Grazie. Ragazzi, l'umiltà vince sempre. Allora goditi il pallone. Grazie mille. E siamo allora qui nel PlayStation Bumper, la sfida finale con Lorenzo, il vincitore appunto della sfida di calcio, e ovviamente Rafa Leao, il boss finale. Vediamo chi vincerà questo video. Gran Turismo 7 il gioco, non so se ci avete mai giocato. Mentre giocherete vi farò delle domande sulla UEFA Champions League. Per ogni risposta corretta che date vi si abbassa un secondo nel vostro tempo finale, per cui a fine gara chi avrà fatto il tempo inferiore vincerà. Sei pronto? Pronto. E allora possiamo cominciare. Appena partirà la sfida partiranno anche le domande. 3, 2, 1, si comincia! Quanti gol ha segnato Rafael Leao in UEFA Champions League in tutta la sua carriera? 4. Tu dici 4? 5. Rafa, 2. Questo è poco. Io pensavo di più. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo? Vabbè, dai. Contro quale squadra Leao ha vinto il trofeo PlayStation Player of the Match nella UEFA Champions League di quest'anno? Tottenham. Fammi la domanda. Vabbè, il più veloce è stata Rafa, quindi prima risposta corretta per Rafa. Stai sbandando. Prossima domanda. Quale squadra ha vinto più volte in UEFA Champions League? Real Madrid. E allora attenzione, 1-1 nelle domande. Mamma mia, posso dire che sei più veloce nel campo da calcio che qui con le mani? Sì, abbiamo detto che Real Madrid è la squadra che ha vinto più Champions League. Quante ne ha vinte? 12, 13. No, 12, 13. 13. 14. Mamma mia, attenzione, due risposte corrette per Lorenzo, uno per Rafa. In quale città si svolgerà la finale di UEFA Champions League quest'anno? Se andate in finale, Istanbul, in che città dovete andare? Istanbul! 3-1 per Lorenzo, le domande, comunque non vi dovete sconcentrare, vi vedo un po' lenti, Vai col turbo, vai col pedale! Sono il primo io. Mamma mia! Quale squadra italiana ha vinto più volte la Champions League? Milan. No, Rafa, più scattante, questa era la tua, volevo farti un assist. 4-1 per Lorenzo. Gara finita! Allora, Rafa, hai totalizzato un totale di 2 minuti e 40, mentre il tuo avversario è stato più lento di 6 secondi. Nelle domande hai vinto 4-1, per cui hai guadagnato 3 secondi che comunque non ti bastano per vincere. Per cui il re della velocità è il ragazzo qui a fianco. Vince Rafa Leao, ragazzi, questo video. Grazie.
Però Lorenzo, dato che sei stato il vincitore della sfida con gli altri ragazzi, abbiamo qualcosa per te. Un regalo Rafa, molto speciale. Rafa, un regalo per te. Allora Gabri, valla a prendere. Qualcosa che sicuramente non ti aspettavi e ti farà molto felice. Rafa, puoi consegnarglielo. Ovviamente. Così ti puoi allenare, la prossima volta lo batti a Gran Turismo 7. Esatto. E allora ragazzi, grazie di averci seguito fin qui, ringraziamo Leao, ringraziamo PlayStation, ringraziamo la UEFA Champions League appunto per aver permesso questo video e noi ci vediamo con tanti altri video esclusivi. Bella ragazzi!